Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Benimaker e oggi vi faccio vedere come ho trasformato due sedili auto in due comode poltroncine. Come vi ho anticipato, ho trasformato due sedili auto, in questo caso due sedili di una Toyota Aygo che io avevo già utilizzato in precedenza sulla mia vecchia Golfanda. Vedete l'immagine qui a fianco, e utilizzando dei supporti di alcune vecchie sedie che non utilizzavo, le ho adattate per fare i piedi di questa poltroncina, e adesso vi faccio vedere come. Prima di tutto andiamo a prendere il sedile, e anzi vi faccio vedere qual è il sedile. Ed ecco qui il sedile e la sedia che utilizzeremo. Sedile Toyota Aygo, ancora comodissimo, come si vede che era ancora comodissimo, l'ho usato anche per l'intervista con Davide di Panda & Furious. E qui sotto andremo a togliere i carrelli e ci metteremo la base di questa sedia che io non utilizzo più. Quindi togliamo tutto quello che non ci serve. Ovviamente questo supporto è troppo alto, quindi lo abbasseremo, quindi lo taglieremo. Adesso vediamo che altezza. Stavo guardando sui 23 cm, mi sa che dobbiamo tagliarlo. E andremo a creare una base qua sotto dove andremo a montare questo pezzo qua. Quindi adesso andiamo al banco, smontiamo i carrelli, smontiamo tutte le parti che non ci servono, abbassiamo all'altezza giusta le gambe e uniamo il tutto e vediamo che cosa esce. Andiamo! Eccoci qua al banco. Prima di tutto togliamo l'attacco della cintura, che ovviamente non ci serve più, quindi prendiamo una semplice chiave da 14 e smontiamo il tutto. Operazione, come vedete, semplicissima. L'attacco della cintura tolto. Rimettiamo magari il bulloncino, almeno non ci rimane il buco. Ok, adesso tocca ai carrelli, quindi usando la manetta spostiamo ovviamente i carrelli, perché dovremo togliere 6 dadi e li togliamo da qui, qui, che ce ne sono 2, e 4 qui dietro. Ok, come vedete i carrelli sono stati sganciati. Qui sotto c'è una molla che andremo a sganciare. Ok, vabbè, i carrelli si sganciano tranquillamente. Quindi sganciamo tutti i carrelli, togliamo questa, ok, e togliamo la molla che c'è qui. Molla e braccetto che teneva la molla, eccolo qua, a posto. Quindi adesso questo lavoro è fatto, e stavo pensando che qui, come supporto per i piedi della nostra poltrona, volevo farlo in ferro inizialmente, ma adesso pensavo di farlo in legno con del multistrato in pioppo. Allora, è un po' troppo squadrato, quindi vedremo di addolcire le curve. Quindi stonderemo tutti gli spigoli, anche qua dietro, stondiamo gli spigoli, lo affranchiamo qua utilizzando i fori dei bulloni, e qua sopra metteremo le gambe della sedia. Adesso iniziamo a prendere delle misure, facciamo i fori e vediamo come sta il supporto. Ok, le misure sono state prese per i fori, quindi facciamo così:
faccio i fori e addolcisco gli spigoli e ci vediamo dopo per assemblarlo al sedile. Ecco fatto, il supporto l'ho stondato come vedete e gli ho già fatto anche i fori. Adesso dobbiamo vedere se ovviamente li ho fatti giusti i fori, quindi mettiamo dei bulloni lunghi 3 cm e andiamo a vedere se ho fatto i fori nel posto giusto, speriamo. Mettiamo questo qui. Preciso, va veramente bene, perfetto, non ho sbagliato le misure. Adesso accantoniamo questo e andiamo a smontare la sedia perché ci serve il supporto inferiore. Allora, mentre facciamo il lavoro della sedia gli do una pitturata così questo si asciuga. Ed eccoci qui con la sedia, adesso togliamo i pezzi che non ci servono, che in questo caso sono la seduta e lo schienale. Andiamo a smontarli. Io per velocizzare le cose utilizzo l'avvitatore. Ecco fatto. Schienale tolto. Togliamo la seduta. Ok. Facciamo così, smontiamo anche queste così lo tagliamo più comodamente. Ok, le gambe sono state smontate, ho già segnato i punti dove tagliare a 23 cm. Adesso andiamo sulla sega nastro e tagliamo la parte in eccedenza. Andiamo. Ok, come vedete le gambe sono state accorciate, adesso rimontiamo tutto e dopo andremo a prendere il supporto in legno, lo monteremo sul sedile e presenteremo le gambe presenteremo le gambe nel senso sul supporto per vedere dove bucare. Ed ecco qua, il supporto gli ho dato proprio una passata di nero sui bordi, magari devo farlo un pochino meglio. Riaffranchiamo il tutto, prendiamo il nostro supporto e lo presentiamo. Ok, ed ecco qua, come vedete ci sta giusto. Prendiamo delle misure per vedere che sia perfetto. Qui ho un 4 e da questa parte anche qui è 4. Dopo aver preso le misure e averlo posizionato bene, andiamo a segnare dove andremo a fare i fori per bloccarlo su questo supporto. Quindi uno qui, uno qui, uno qui e uno ovviamente qui. Ok, adesso mentre facciamo i fori ci portiamo avanti su una cosa. Ovviamente se abbiamo messo un po' di nero qui per accomodare il tutto, anche queste gambe che sono bianche e non ci azzeccano proprio con il sedile, cosa facciamo? Gli diamo una sgrossata e le dipingiamo anche queste di nero. Quindi sgrossata utilizzando della carta vetro normale e poi gli diamo su una passata di nero.
Come avete visto, ho già fatto i quattro fuori. Adesso cosa facciamo? Andiamo già a bloccare i quattro bulloni. Quattro punti bloccati. Ora andiamo a prendere i supporti delle gambe. Vediamo se sono asciutte e le blocchiamo anche queste qua. Ed ecco qui le nostre gambe. Adesso qui dobbiamo mettere i tappini, che sarebbero i tappi per i piedi, perché se no, se voi tirate la poltrona, rigate il pavimento. Mettiamo ovviamente qua dentro i quattro tappini e poi andiamo a fissare le gambe nei quattro punti. Ok, i piedini sono stati inseriti nel tubolare e ora andiamo a bloccare i quattro punti. Quindi prendiamo sempre dei bulloni lunghi 3 centimetri e li inseriamo. Ora, quattro rondelle e quattro dadi e blocchiamo il tutto da sotto. Ed ecco fatto, lavoro terminato. Adesso andiamo a posizionarle qui di fianco e vediamo com'è venuto il tutto. Ed eccoci qui. Come vedete, progetto terminato, poltrona finita. Come avete visto, è stato veramente semplice. Ho riutilizzato una vecchia sedia, un sedile inutilizzato e un pezzo di multistrato di pioppo. Adattando il tutto abbiamo creato questa semplice poltrona. Quindi ora, quando avrò un ospite, lo potrò accogliere su queste comode poltrone. Che dirvi di più? Io spero che vi sia piaciuto questo semplice progetto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!